questo sport aiuta a conoscersi meglio, a oltrepassare certe paure che abbiamo. E quello, secondo me, è che mi piaceva già da sempre. Al mio compleanno un ragazzo ha portato una pistola di plastica, ci siamo divertiti da matti, tutto il pomeriggio a prendere un palo che nessuno lo pigliava. E io ho detto a mio papà, possiamo andare al poligono? E mi ha portato e mi è piaciuto subito. Credo che proprio io parlo tanto, sono molto estroverso. Quando tiro devo stare un'ora in silenzio, guardandomi dentro, capire chi sono, che cosa voglio essere. E mi ha affascinato questa cosa. Secondo me è un po' il mio equilibrio. A casa ho tantissime passioni. Mi piace la fotografia, mi piace arte, mi piace dipingere. Una cosa che mi sono appassionata ultimamente sono gli origami. Devi essere preciso e anche secondo me sul perfezionismo. Nel nostro sport il fatto che c'è il risultato perfetto, anche come sensazioni c'è la sensazione perfetta, tutti i tiratori se lo possono immaginare. Anche nell'origami è un po' così, nel perfezionismo dà un senso di pace, un senso di tranquillità. Io il passo olimpico l'ho vinto l'anno scorso agli campionati mondiali a Granada. Tutta la gara sono riuscita a combattere, non era facile, però era divertente, era il mio sport. Alla fine sono tornato a divertirmi, a fare quello che ho scelto da piccola a fare. Le Olimpiadi andranno come vanno, perché ormai ho incontrato così tanta gente che erano favoriti, che non erano favoriti, che comunque erano bravi, magari più bravi che c'erano in quel momento, e non ce l'hanno fatto. Voglio aver fatto una bella gara, voglio aver dato il mio massimo e voglio non pentirmi di niente.